Eder. Mech. Pallister. L'evento drammatico che ha scosso la città di Bari si è verificato nel tardo pomeriggio del 30 agosto, quando un uomo di 84 anni ha presumibilmente sparato alla moglie di 83 anni, togliendole la vita. Prima di rivolgere la pistola contro se stesso, questo tragico episodio, avvenuto in un'abitazione di via Lucarelli, è stato riportato dall'agenzia di stampa ANSA e ha portato alla luce una storia di dolore e disperazione. L'episodio si è svolto nel quartiere residenziale di Bari, dove entrambi i coniugi, pensionati, vivevano da anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe agito in un momento di profondo sconforto, portando a termine il gesto estremo. Le fonti locali suggeriscono che, dopo aver sparato alla moglie, l'anziano avrebbe utilizzato la stessa arma per porre fine alla propria vita. Le indagini iniziali non classificano questo caso come un tipico femminicidio, nonostante si tratti dell'uccisione di una moglie per mano del marito. La chiave di comprensione di questo tragico gesto sembra risiedere nelle condizioni di salute della donna. La signora, infatti, era gravemente malata da tempo e costretta a letto, assistita quotidianamente dal marito. Questo quadro familiare complesso e la probabile disperazione legata alla malattia della moglie sembrano essere alla base delle azioni dell'uomo, che potrebbe aver agito in un momento di disperazione e impotenza. A scoprire la terribile scena è stato il figlio della coppia, preoccupato per la mancata risposta dei genitori alle sue chiamate. Giunto nell'abitazione, ha trovato i corpi dei genitori distesi in una pozza di sangue, nella stessa stanza. Nonostante l'immediata chiamata ai soccorsi, gli operatori sanitari del 118, giunti sul luogo con tempestività, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini sequestrando l'arma utilizzata e mettendo sotto sequestro l'abitazione per ulteriori accertamenti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e di capire se vi siano altre motivazioni dietro questo tragico gesto. Questo tragico evento ha sollevato molte domande e generato profonda tristezza nella comunità locale. La vicenda di Bari evidenzia ancora una volta la complessità di situazioni familiari in cui la malattia e la disperazione possono portare a gesti estremi. Le indagini proseguiranno per far luce su ogni aspetto di questo drammatico caso, nella speranza di comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!